emozionante, sono molto emozionante quel viaggio, sono tranquillo. Più o meno. Abbiamo rischiato tipo di perdere il treno, ma... E comunque siamo arrivati, comunque. È bene, quel che finisce bene. E adesso siamo sulla navetta gratuita, leggermente piena. Ma leggermente. Siamo nei posti dietro, come in città scolastica. Mi ricordo quando ero popolare ancora. Speriamo di divertirci, di bere tanto, di sponsorizzare vini e capricci in modo dignitoso. Esatto. Could swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air and now it's starting to spin. You make me feel kind of bad, kind of good. Finalmente arrivati, abbiamo la cartina. Ce la spassiamo, direi. In classe. Esatto. Siamo i genitori, no? La classe c'è sempre. Se non è acqua, no? Esatto. Andiamo al Molise. Andremo al Molise. Cioè... Viglione Veneto e ci trattano molto molto bene. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Serve per versare il vino che non si beve. Pensa a te, che cosa blasfema. Adesso beccheremo un vero stand di molisani e gli chiederò se sono del Molise. Ottimi vini, eccellente servizio, voto 10. Personale molto competente. Un settore, si può dire.
noi tipo Alberto Angela con la giacca portata così e queste spiegazioni. Italiani devono avere diritto di sapere cosa mangiano, cosa bevono, l'Europa ce lo impedisce, per questo che vogliamo andare in Europa a cambiare queste regole per difendere la nostra agricoltura, il nostro vino, il nostro mare, il nostro grano, il nostro olio, la nostra frutta, la nostra verdura, mettendo grosso così quello che è fatto in Italia, quello che è coltivato in Italia, quello che è prodotto in Italia e quello che invece arriva dall'altra parte del mondo, magari usando fertilizzanti o pesticidi o lavoro minorile che in Italia sono fuori legge.